Buongiorno a tutti, oggi è una bellissima giornata, ho appena finito le lezioni della mattina e volevo approfittare di questo splendido tempo per uscire e fare un piccolo vlog genovese. Mi sono resa conto di non avere vlog genovesi dove vi mostro un po' del centro storico ligure, quindi ho pensato potesse essere una bella idea per il video di oggi. Ho circa un'ora e mezza o due di pausa pranzo, quindi dovrei avere il tempo per mostrarvi un po' di vicoli di Genova, Porto Antico e quella zona. Quindi se siete pronti possiamo partire. Il sole splende e noi andiamo a prendere il motorino per iniziare il nostro giro ligure. Apriamo il bauletto, così mettiamo dentro il casco e siamo pronti per andare. Non so se lo sapevate, ma Genova è la città con più motorini in Italia, o una delle città con più motorini in Italia. Questa è la casa di Cristoforo Colombo. Attraverso Porta Soprana entriamo nel vero centro storico di Genova. Ma prima di entrare nel centro storico volevo mostrarvi Piazza dei Ferrari. Piazza dei Ferrari ed è una delle piazze principali di Genova. È un po' la zona dei negozi, l'entrata dei vicoli, la parte dell'inizio del centro storico. Di solito questa fontana in diverse occasioni si colora con i colori dell'Italia piuttosto che altri colori in base all'evento. Ora entriamo un po' nei vicoli così vediamo un po' com'è il centro storico. Qui siamo di fronte alla cattedrale di San Lorenzo. Adesso stanno facendo dei lavori sulla facciata, ma rimane, come vedete qui, ma rimane comunque molto bella. Essendo una giornata infrasettimanale anche abbastanza tranquilla, non ci sono tante persone. Adesso però ho voglia di focaccia, quindi andiamo alla ricerca di qualche focacceria o qualche panificio dove trovare qualcosa da mangiare. Guardate come cambia la luce dentro i vicoli. Adesso siamo nel centro storico e questi sono tutti dei vicoletti che portano a delle piazzette. È bello perché in queste piazzette spesso ci sono degli angoli nascosti della città che sono meno turistici, per esempio rispetto alla cattedrale di San Lorenzo, ma altrettanto belli. Alcuni vicoli sono molto illuminati, altri invece sono molto oscuri. Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight?
eccoci dentro al panificio e come sempre la scelta è molto dura, ma penso che sceglierò la classica focaccia genovese. Siamo di fronte all'acquario di Genova, che è uno degli acquari più grandi d'Italia, se non il più grande, e uno dei più famosi in Europa. Purtroppo non posso entrare perché non ho abbastanza tempo, perché poi devo ritornare a lavorare, però vi assicuro che è molto bello. Tante persone vengono qui appositamente per l'acquario di Genova, che indubbiamente merita una visita, ma sicuramente non è il solo motivo per venire a Genova. E vi consiglio, quando verrete qui, di non limitarvi a vedere il porto antico, di vedere l'acquario, perché in realtà Genova nasconde tante altre bellezze che vale la pena visitare. Adesso sono al porto antico e ho trovato un posto tranquillo dove mangiare la focaccia e con vista. Mangio un pezzo di focaccia qui, poi vado a prendere un caffè da qualche parte e continuiamo ancora un po' il giro. Adesso volevo portarvi in una sciamadda. Le sciamadde sono dei posti tipici della Liguria dove cucinano torte tipiche, torte liguri, salate, e fritti di ogni tipo, dai friche alla panissa, cucina comunque tipica e cucina povera di questa regione, ma sono molto molto caratteristiche. Sicuramente piatti abbastanza pesanti, però altrettanto ricchi. Salutiamo il porto antico perché adesso è l'ora di ritornare nei vicoli. Questo è un caffè con la panera. Panera significa panna nera, che non è altro che panna montata al caffè. La sciamadda è un'osteria di origine molto antica e il nome deriva dalla parola fiammata, proprio per fare riferimento alle fiamme dei forni a legna. Sono appena uscita adesso dalla sciamadda, mi sto perdendo in tutto ciò, non so in quale vicolo sono. Comunque sono uscita dalla sciamadda e ho comprato un mix di fritti, friche, baccalà fritto, panissa e crocchette di patate, e li porterò a casa così questa sera li mangiamo in famiglia insieme a qualche bicchiere di vino rosso. I miei genitori, aspettate,
I miei genitori saranno felici di questa cosa, perché era da un po' di tempo che volevamo organizzare un aperitivo cena, mangiando un po' di piatti tipici della regione, e quindi li sorprenderò con queste bontà. Adesso mi incammino verso il motorino, vi mostro ancora un po' dei vicoli e poi vi faccio vedere anche un po' del centro di Genova, non la parte storica ovviamente, perché questa è quella che vi sto mostrando adesso. Io, come al solito, senso dell'orientamento zero, non so minimamente dove sono e temo che a breve dovrò utilizzare Google Maps, perché altrimenti qua non trovo più il motorino. Ovviamente mi sono persa chissà dove. Alla fine non è poi così male perdersi, perché si scoprono angoli della città che non si conoscono. Ci sono talmente tanti vicoli che penso di non averli mai visti tutti. Adesso sto andando in erboristeria. L'erboristeria è uno dei miei posti preferiti, perché io amo i tè, le tisane, e in erboristeria ci sono tutte le tisane sfuse, quindi puoi fare le combinazioni che preferisci. È sempre difficile scegliere in erboristeria, perché ci sono tantissime erbe e tisane, comprerei di tutto. Prima di tornare ho deciso di fermarmi in un'altra focacceria per comprare ancora qualcosina per la cena di questa sera. Sono le 7 di sera, ho finito di lavorare in questo momento, adesso mi incammino verso la cucina per capire un attimo com'è la situazione e quali sono i programmi della serata. E di solito qui ceniamo alle 9, 9 meno un quarto di sera, però essendo forse un aperitivo cena, magari c'è la possibilità che questa sera ceneremo prima. Quindi volevo andare di là per capire un attimo quali sono i programmi della serata e ovviamente mostrarvi quello che abbiamo comprato insieme oggi e soprattutto mangiarlo.